fai? Dalia, guarda che strano. Cioè, per dire, no? Dentro il carretto si mette. Ciao Gabri, è inutile che dire. No, mi censuri la faccia. Mi censuri la faccia. Ma se sei bellissimo, sì che è vero. Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi un altro vlog, stiamo un po' insieme. Partiamo subito col dire che oggi è un giorno super importante, solo che noi siamo chiusi in casa, perché oggi è il compleanno di mia sorella. Quindi tanti auguri Luisa! Ma dopo glieli facciamo bene tutti quanti assieme. Giulia. Ma che Giulia, la zia Luisa? Ciao Giulia! Vabbè, ciao ciao Giulia. Io stamattina ho già cominciato facendo dei lavori. Facendo una nuova asciugatrice e piegando i panni. La coperta l'ha danneggiata. Adesso Gabriele e Sabrina stanno facendo dei compiti. Giada, Manuela e Giorgia sono ancora di sopra. Pia si è svegliata presto stamattina, anche se è andata a dormire stanotte alle 4, quindi speriamo che alle 2, infatti mangiamo prestissimo, anzi adesso lo andiamo a mettere su. Oggi a pranzo mangiamo pasta e fagioli e invece stasera volevo fare la crostata di zucca, quindi la facciamo assieme e vi faccio vedere. E Pia, dicevo, stanotte si è addormentata alle 4, io ero così tipo, e adesso si è svegliata stamattina che erano 8:30, quindi voglio farla mangiare presto. Così almeno poi se si addormenta alle 2 va bene, ma almeno riprende un giro di sonno normale, perché ultimamente faceva 4 del mattino, poi magari dormivamo fino alle 11, che per carità era da tantissimo che non dormivo fino alle 11, però una volta era da mezzanotte alle 11, invece adesso è dalle 4 del mattino alle 11, è come se dormissi da mezzanotte alle 7. E quindi ero sempre comunque stanca, poi lei ha col sonno sballato, cioè non ci si può addormentare alle 4 del mattino. Quindi sono contenta, per adesso regge, perciò devo andare appunto a preparare da mangiare. E adesso vedo se darle pasta e fagioli anche a lei, oppure se a lei farle la sua pastina a parte, così almeno posso proprio farla mangiare prima, almeno boh. E niente, quindi oggi staremo un pochino insieme. Vi ho fatto vedere due clip di ieri, prima, e Pia che fa delle cose, guardate, delle cose. Si è presa la fissa adesso di entrare dentro questo carrello ed è pericoloso. Principalmente perché può cadere, poi perché si rompe e quindi poi cade. Però adesso vado, se no non concludo niente e passiamo un'altra giornata a far nulla, quindi ci aggiorniamo dopo. Oh, il mio micino, ma guarda che carino. Sto continuando a andare, mamma. Ma poi hanno capito che dobbiamo studiare fino ai 30 anni per riuscire a fare qualcosa nella nostra vita. La mamma si è ricordata, voi. Grazie, anche gli altri due stuccini se li trovo. Vado a avanti così, qua con il bullet a fare questi schemini e poi inizio il master bullet con questo bullet qui, che come qualcuno me l'ha sporcato. Comunque, a parte questo che adesso andrò a cancellare, come vedete i puntini sono veramente finissimi. E questo qui sarà il quaderno, il tracker, sì, il quaderno per tenere le varie liste, tipo i film, i libri, no, i libri no, i libri li metto là perché tanto vanno anno per anno, non è che voglio sapere quanti ne ho letti nel tempo, ma cose tipo film, serie TV, queste cose qua. E chi è che fa casino? E niente, loro adesso vanno avanti con i compiti e boh, basta, finito. Questo vado a fare finché Pia dorme.
lunedì 5 gennaio. Sto preparando qui, sto pelando le patate perché oggi facciamo patate al forno e frittatona di spinaci. I bambini dormono ancora tutti tranne Gabriele che è qui dietro. Vuoi salutare almeno? Non vuole farsi vedere. E mi sono messa in sala perché c'è la stufa e così fa un po' più caldo. Non so come mai per qualche giorno non ha funzionato. Praticamente nei giorni prima di Capodanno, nell'ultima settimana tra Capodanno e l'anno nuovo, non ha funzionato. E invece ieri è ripartita, cioè funziona insomma, e ieri è stata accesa tutto il giorno. E stamattina mi sono alzata, l'ho pulita perché ero da sola e ho provato a riaccenderla, è partita di nuovo, per il momento funziona, speriamo bene, speriamo che continua così. E niente, è una giornata casalinga, comunque non potendo uscire. Ieri ci sono arrivate le comunicazioni per quanto riguarda la scuola. Gabriele, Sabrina e Giada ripartono tranquillamente come prima. Manuel invece la sua scuola ha diviso la classe in 4 gruppi. E andranno in base anche alle esigenze di trasporto e quindi per non sovrappopolare diciamo gli autobus, e quindi praticamente hanno diviso anche le persone che vengono dallo stesso paese e quindi i due che vengono da questo paese dove stiamo noi e, praticamente hanno divisi, no? Quindi l'altra ragazzina andrà i primi giorni e invece Manuel andrà gli ultimi giorni della settimana. E infatti lui praticamente è in didattica a distanza, in poche parole, fino al 12 di gennaio, e quindi lui il 7 riparte con la didattica a distanza fino al 12, poi 13, 14, 15 va a scuola. E poi sembrerebbe, se non ho capito male dalla circolare che hanno mandato, che in pratica tornano in presenza con l'entrata da un'altra parte, quindi non adesso entravano dal portone principale scaglionati, invece questa volta qui entrano da un'altra parte e entrano ad orari differenti sempre, e però va al 75%, quindi a turno, a giro, starà ancora in didattica a distanza. Invece Giorgia, se non ci sono notizie diverse, dovrebbe riprendere anche lei il 7 come gli altri, che non la rende felice perché, come vi dicevo nella live, non vuole andare a scuola e quindi vediamo come riusciamo ad uscire. La cosa che preoccupa me è che la devo portare e quindi infatti da una parte sono contenta che questi primi giorni Manuel sia a casa, così almeno io faccio una scappata a portare Giorgia e lascio Manuel a casa con Pia e poi torno subito indietro, tanto il paese dove va Giorgia a scuola è qui vicino, non è che
non è tanto lontano, quindi faccio veloce. E basta, finito. E quindi sono con, cioè, diciamo, contenta per questo. È ovvio che se Manuel quando tornerà a scuola me la dovrò portare dietro, però cosa ci posso fare? Perché Giorgia non vuole prendere il pulmino. E quindi c'è un'altra bella situazione complicata. Ma vabbè. Niente, adesso finisco qua. Stavo anche pensando di aggiungere che ho ancora 3 o 4 cavolini di Bruxelles. Poche carote e metto tutto assieme, faccio un le insaporisco per bene tutte assieme, così poi le metto nella teglia, facciamo un misto di verdura e va bene, così almeno anche loro le mangiano comunque abbastanza volentieri, non è che sono verdure che non gli piacciono, quindi facciamo così. E poi la frittatona di spinaci è buonissima. A me piace un sacco e poi è veloce da fare, perché poi comunque la metti a cuocere in forno, basta lasciarla raffreddare un po' ed è buonissima, perfettissima. Quindi adesso finisco di preparare. Finito di mangiare, abbiamo già sparecchiato, già da adesso si mette a colorare e è arrivato questo pacchetto, l'ho trovato nella buca, quindi adesso lo apro e vediamo cosa c'è. Dentro c'erano questi due, io non ricordavo di averli presi, sto iniziando a perdere i colpi, ordino le cose non me lo ricordo neanche bene, direi che è ottimo. E dentro ci sono questi qua, adesso poi andiamo ad aprire bene per vedere bene i disegnini. Ma sono molto carini, per fare i disegni sul bullet journal. Adesso li apro bene, ve li faccio. Uno stencil, diciamo, è così, con le lettere fatte così. Poi un altro è così, anche i numeri, se vedete, sono fatti diversi. Poi un altro è così. Poi, al contrario. Un altro è così, poi così, e poi è caduto. Dai, dammi, no, aspetta. Questo qui è quello che mi piace, non dico più di tutti, però è molto carino anche questo. Molto bello. Poi ci sono quegli altri due più piccoli, che hanno invece tipo i disegnini, ci sono le scarpe, i vestiti, cuore. No, sono lì perché qua c'è un... Anche qua i numeri, la luna, l'albero di Natale. E al contrario, mamma mia.
E poi qui ci sono questi numeri, segni, 21. Pallini. Ma io non ricordavo di averlo ordinato. Molto belli comunque. Stiamo preparando. Chi è che ti ha morso? Chi è che ti ha morso? Giada ti ha morso? Ma non è vero, gli hai dato un bacino. Vabbè, adesso andiamo a preparare l'impasto per la pizza. La facciamo tutta senza glutine. Andrò ad usare il mix per pizza, questo qui della Nutri-Free, questa farina qui della Molino Marello per pizza e poi questa qui della Revolution. Qui abbiamo sale, olio, zucchero, lievito e l'acqua calda me la sta portando Sabrina. E adesso prendiamo dei contenitori più piccoli. È ancora fredda Sabrina questa acqua. Adesso la facciamo scaldare, prendiamo dei contenitori più piccoli per sciogliere il lievito, così iniziamo ad impastare. Poi dopo vi faccio vedere le pizze. È arrivato il momento di stenderli sopra alle teglie. Qua ne abbiamo già 4 e niente, partiamo da questo qui, da cui ne verranno 2. Thank you.
La panoramica della nostra ultima pizza. Io vi saluto e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! 1, 2, 3!